Repin è stato il più famoso pittore russo del suo tempo e figura centrale della vita culturale del suo paese. Repin ha il merito di essere stato il primo pittore russo ad acquistare fama europea con temi specificatamente russi. Oltre ai ritratti di un gran numero di celebrità, dipinse scene coloratissime della storia russa, immagini di vita contadina e soggetti contemporanei in cui denunciava gli abusi politici e le piaghe sociali. Tolstoi, che era suo amico, disse di lui: «Dipinge il modo di vivere nazionale meglio di qualsiasi altro artista». La sua formazione avvenne principalmente all'Accademia di San Pietroburgo, dove vinse una borsa di studio che gli permise di viaggiare in Europa tra il 1873 e il 1876. Passò molto di questo tempo a Parigi e vi tornò poi diverse volte, diventando una figura molto rispettata in Francia. Repin aveva sentimenti contrastanti sugli impressionisti, che erano diventati un grande argomento di discussione artistica durante il suo soggiorno di studio a Parigi. Ammirava il loro vivace modo di utilizzo della luce e del colore, ma pensava che le loro opere fossero prive di un serio intento morale. L'importanza che questo artista dava ai valori morali risultò evidente nel suo primo grande successo, I Battiglieri del Volga, che vinse una medaglia alla Mostra Internazionale a Vienna nel 1873. In quest'opera denunciò le terribili condizioni di lavoro dei battellieri, celebrandone la forza e la dignità e mostrando così la sua coscienza morale. Tra il 1878 e il 1883 Repin visse a Mosca, quindi si trasferì a San Pietroburgo, ma trascorse parecchio tempo viaggiando in zone remote della Russia per raccogliere materiali per i dipinti. Raggiunse l'apice della carriera negli anni 80, quando realizzò molte delle sue opere migliori. I cosacchi dello Zaporozh scrivono una lettera al sultano di Turchia e uno dei dipinti più complessi di Repin, che occupò molti anni della sua vita. Un'evocazione della storia russa nella sua tipica maniera partecipe. Non lo aspettavano, altro capolavoro, mostra il ritorno inaspettato dalla Siberia di un esiliato politico. Modest Mussorgsky è considerato il suo miglior risultato come ritrattista. Anche se a volte impiegava anni di intenso lavoro su grandi dipinti storici, il ritratto di Mussorgsky costituì una brillante prova estemporanea realizzata in poche ore durante un temporaneo miglioramento del compositore morente. Nel 1894 Repin iniziò a insegnare all'Accademia di San Pietroburgo e diventò una figura venerata tra i suoi allievi. Dopo la rivoluzione del 1905 rinunciò al suo posto perché non voleva avere niente a che fare con un governo che considerava stupido e prossimo a un totale tracollo. L'artista nel 1899 aveva acquistato una tenuta in campagna a Kuokkala, vicino a San Pietroburgo, allora parte della Finlandia. Dopo che nel 1917 la Finlandia dichiarò l'indipendenza dalla Russia e chiuse i confini, Repin si ritrovò fuori dalla sua patria e non vi tornò più. Oggi Kuokkala fa nuovamente parte della Russia ed è stata rinominata Repino in suo onore. La sua casa è diventata museo. A lui è stato anche intitolato l'asteroide 2468 Repin. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!